Ehi la ciurma, io sono Mazzetese e ben ritrovati su Imperator Rome. Stiamo prendendo un pochettino di batoste qui sotto, ma anche perché il fronte qua inizia ad espandersi e qui non siamo ancora riusciti a ripulirci per bene da Adiabene e Mesopotamia. Tra l'altro qua fino al 67, fino a dicembre 67, quindi ancora per un anno e mezzo circa, non possiamo fare delle paci separate. Sarà impegnativo, porca miseria. Riusciamo ad arrivare in tempo? No, che non arriveremo in tempo, ma neanche morti. Ci proviamo? Boh. Ah, Nauticon? Ok, ma ci sono degli Stratos che sono senza generale. Qua è? Ma questi erano quelli di mio fratello. Oh, ci prendiamo questo e li muoviamo su. Sono delle truppe in più a gratis. Above the supply limit. Spezziamoli allora. Vai. E altri qua ci mettiamo un altro tizio, tipo questo. Abbiamo più gente poi. Ah, qua ci hanno sconfitto Cosma, facciamo che ce li riprendiamo. C'è da dire che per fortuna abbiamo beccati che erano entrambi con pochi soldi, cioè tutti e tre con pochi soldi, per cui. No, ma è ancora vivo quel fratello, perché ci ha lasciato la gente là? Boh. Non aveva più soldi per mantenerli. Oddio, li hanno pizzicati qua, Cos. No, 28.000 sono troppi da tenere in là. Facciamo così, allora. Qua com'è il discorso? Qua stanno tutti abbastanza benino. Facciamo che andare avanti allora. Questi li muoviamo là. E qua. No, mi han preso, porca miseria. E non me ne sono neanche accorto, porca pupazza. Questi dove stanno andando? Stanno andando qua, vero? Sì, per fortuna, perché ne avremo davvero parecchio bisogno. Non è facile avere tutti questi confini. Siamo stati sconfitti, sì, lo so. Se muovessi questi, cosa mi dice? No. Non conviene, ma loro muovono in su, no? Stanno riprendendo la città. Era in pausa, neanche me ne sono accorto. Qui c'è la Mesopotamia superiore che sta cercando di riprendere la provincia. E ha distrutto qualcuno così in passato, ma non ho capito chi. Allora, teoricamente se qua blocchiamo il passaggio, non ci sono dei forti, no, però dovremmo vedere almeno se passa qualcuno. Cioè, ci sono 30.000 seleucidi, ma porca miseria! Non mi avvisano. Ok, questi li abbiamo presi in tempo, se non altro. Ma quanto manpower hanno ancora loro? 5.000 di manpower.
tutta questa gente reclutata. Probabilmente hanno un sacco di mercenari. Sì, loro ne avevano di soldi. Loro ne avevano, sì. Questi qua li mandiamo in avanco scoperto, che erano quelli che prima ci sono stati mazzuolati di brutto. Ah, questo è il deserto, mi sa, allora, quindi come zona, eh? Perché non... Ah, sì, ok. Qua per ora sembra tranquillo, qua anche sembra abbastanza tranquillo. Anche se li muoviamo qua. Stiamo perdendo manpower, ma non troppo velocemente, se non altro. Come perdiamo 5900 di attrito? Dobbiamo fare un pochettino più attenzione all'attrito, mi sa, allora, eh. Sono questi qua che dovremmo togliere. Sede di Ulnia. Beh, voi state bene là, tranquilli. In questi si dovrebbero togliere il discorso dell'attrito. Ne perdiamo comunque tantissimi di attrito. Allora, avanziamo un po' con tutti qui. Perché tutti questi prendono attrito. Ed è un bel problemino. No, qua non ci sono forti comunque, quindi sarà abbastanza gestibile. Però il discorso è che abbiamo... What? Cos'è successo? Ma da dove sono arrivati questi? Subito chi li ha visti? Hanno provato a sfondare, ma tanto c'è il forte là. Che cavolo? Boh. 3000 di attrito, vabbè. Ok. Ma chi ci frega a noi? Non ho capito questo. Allora. La Misia Bretene si è presa di nuovo quei territori. E niente, allora ti chiedo mai bozza. Ottimo. Meglio è scaduta la tregua prima. Cioè, nel senso, non avevo una tregua con loro, quindi... Meglio, meglio, meglio. Ci siamo quasi. Qua invece ci mancano ancora tre province prima di Crodione. No, aspetta, aspetta, ho visto un rosso. Ho visto un rosso, porca miseria. Chi è che ci arriva qua? Ah, sono quelli di Kos. Mi hanno preso Decapolis, Guido Decapolis. Non so cosa posso fare qua per quelli di Kos. Possiamo provarci, non so cosa riusciamo a fare. Ah, si pizzichiamo quelli. Sì, ok, li abbiamo presi. Military Tradition. Allora, andiamo su questa. Enslavement Efficiency, così ci troveremo Alessandria che è piena di schiavi. Come si è messo? Ok, là sta andando abbastanza bene, per cui dovremmo riuscire. Non possiamo fare dei forti, quello è un casino, perché non sarà facile tenere il confine saldo. Proprio per niente. Questi sono quelli che ci sono morti. Aspetta, andate qua indietro allora. Per piacere, qua è zero attrito, sì. Allora, via. Muoviamo in giù. Con tutti. Ok. No, qua no, vabbè. Questo, puoi fermarti qua. Vabbè, ormai.
muovi là. L'abbiamo vinto di brutto, se non altro. Ok. 10.000 riportiamo di nuovo indietro perché non ha senso. Ok. A dicembre del 67, quindi tra poco forse riusciamo a toglierci. Abbiamo catturato. Ok. Non so se sono tanto felice loro di togliersi, ma vediamo un pochettino. Vedremo un pochettino. Penso che chiederei qualcosa anche alla Mesopotamia Superior, se per caso riuscissimo poi a fare una pace con loro. Cioè, Mesopotamia Superior è più facile che se si tolga dal discorso rispetto a Adiabene, che non è che ha subito tantissimi danni. Ok, iniziamo a prendere meno. Perché above the supply limit? Muoviti qua allora, non so cosa dire. C'è gente che si muove. Non mi fido tantissimo. Allora prendono 0 di attrito ed è una buona cosa. Che iniziamo ad arrivare nelle zone con zero attrito. Allora, vediamo se c'è qualche movimento strano da tenere sott'occhio. No, per ora sembra di no. Iniziamo a prendere manpower, buono. Ah, facciamo così. E questi andate in qua. No, quelli li lascio là. Che non dovrebbe essere un problema. Quelli stanno viaggiando in su. Ok, allora quelli sono a posto. Li avanziamo. Devo prendere un pochettino meno di attrito. Oh, muoviamo questi qua allora. Così dovrebbe terminare il discorso dell'attrito infinito che stiamo prendendo. Sconfiniamo in là. Sconfiniamo, vada. I mercenari non si ripigliano, non so come mai. Così magari tra un paio di mesi riusciamo a chiudere almeno con Adiabene. No, andrei a prendere questo giusto tanto. No, beh. Non ha un granché senso ora come ora. Chi è che si muove? Oh, wow, dove stanno andando questi? Siria deserta? Ok, questa è la Siria deserta, vogliono passare di qua. No, chiudiamoli di qua.
Ok, dovremmo riuscire. Ah, qua ci sono ancora dei seleucidi che ci rompono l'anima. Ok, là siamo a posto, qua. Qua sembra tutto ok, allora. Babilonia, Babilonia è la loro capitale, no? Pensavo, ma in realtà non hanno forti qui. Yeee, abbiamo dato dei punti importantissimi. Detti anche punti militari. No, questo però è deserto. Quindi sì, ma anche no. L'abbiamo perso contro di loro, ma possiamo chiudere. Così, pace bianca. Ottimo. Adiebene ha subito accettato la pace bianca. Mentre invece... Mesopotamia superior. Aspetta, perché noi abbiamo bisogno di... quello che è lassù, quindi ce ne frega praticamente niente da Mesopotamia Superior. Anche se... non lo so. Non lo so, non lo so. Qua abbiamo qualcosa da prendere. No. Anche se avere un confine fatto così di tutto di roba che ti dà attrito non è una buona idea, quindi direi che prenderei da loro comunque zone qua fin tanto che... quanto mi costa? Quanto mi dà questo di Aggressive Expansion? 13. Potrei fare così. 8. Invece arrivare fin giù, no, non ci fa arrivare fin giù perché quella roba là non l'abbiamo presa, però... no, era meglio 8. 7 è ancora meglio. No, vabbè, dai, 8 possiamo ancora affrontarlo. In modo da avere anche un'altra zona da poter, per poter accedere poi dopo sotto. Ok, molto bene, molto bene. Oh, quindi voi passate qua. Voi date qua. Voi date là. Ok. No. No, vabbè. Non riesco a selezionarli. E anche queste altre truppe che avevo qua possono ritornare tranquille a casa. Qua e qua. E continuiamo il nostro discorso solo contro i Seleucidi, allora a sto punto che diventa comunque molto più affrontabile, senza dover pensare agli altri. Muovo delle altre truppe in qua. Verosimilmente. Ah, tipo questo che è un generale di livello 10, lo muoviamo per direttissima. Quegli altri là che non sono poi così fondamentali li teniamo per ora. Ok, allora, Sure for Peace.
questo me lo darebbe anche già. Cioè, non è male. Ma andiamo qua però a prendere anche queste province qua di sotto. Noi dove dobbiamo arrivare, allora? Decisioni. E poi magari chiudiamo anche questo video. Allora, dobbiamo prendere Babilonia e... Cos'è questo? Seleucia Megale. E poi ci interesserebbe arrivare più che altro in quella direzione. Per cui o prendere... ma quello sarebbe davvero prendere troppo. Non credo che ci lascerebbe tutto quello là. Fare un... farei comunque un passaggio qua per arrivare alla Mauria. Sì. E poi la... no, guerra successiva. Oppure Kossoi possiamo arrivarci anche dalla Mauria, facendo una guerra con la Mauria poi. Dato dobbiamo espanderci in quest'area. Quello è fondamentale. Quindi conquistiamo qua ad andare verso il basso. Quante truppe hanno loro? 7. Ormai si sono praticamente arresi. Ah, c'è una crisi in Mesopotamia Superior. Ma non è un problema, tanto credo che non ci darà più guai. La Mesopotamia Superior. Penso che più che altro dovremo occuparci ormai della Mauria e di poco altro. Stanno arrivando quegli altri 20.000 che avevo mandato 10 ore fa, sì. Pian piano. Sono altro buono che dovrebbe diminuirci l'aggressive expansion mentre finiamo questa guerra. Va bene. Direi però che per questo video può essere tutto. Noi ci vediamo nel prossimo episodio di Imperator Rome. Ciao a tutti e una buona giornata.